Il Jobs Act in Senato rimane sotto il fuoco incrociato della maggioranza e minoranza PD. Per cambiare l'Italia siamo pronti a sfidare i poteri forti. Non ci sarà nessun pasticcio. Faremo una riforma fatta bene che sarà degna di questo nome. È il commento del Premier Matteo Renzi sulla possibilità di trattative per la riforma del lavoro. Critico è l'ex viceministro dell'economia Fassina che parla di rischio di tasse più alte per le imprese. Nel provvedimento, spiega, non c'è nessun intervento certo di disboscamento dei contratti precari. La delega parla solo di un'eventualità. Rispetto a 3 milioni di disoccupati, Fassina mostra ancora più perplessità. Per coprirne soltanto 500.000 con 600-700 euro al mese per 12 mesi si avrà un carico di oltre 4 miliardi all'anno. Il governo è sicuro di trovare questi miliardi aggiuntivi? Dove? Spera però che nella direzione del partito prevista per il 29 di settembre si possa discutere e migliorare. Sulla stessa linea anche Gianni Cuperlo, che si augura che il segretario presenti una relazione alternativa al prendere o lasciare. Un partito discute, dice, la riforma si può migliorare. E sull'articolo 18 l'ex presidente del PD spiega come con la riforma Fornero l'articolo sia cambiato nella sostanza, facendo crescere il numero e il successo dei casi di conciliazione, riducendo il ricorso al giudice. Positivo è invece il presidente del Senato Pietro Grasso, che è certo che l'Aula troverà l'equilibrio per poter uscire da questi dilemmi e poter avere una riforma del mercato del lavoro che possa aiutare soprattutto a trovare lavoro. L'alleanza PD Forza Italia mette in discussione i diritti dei lavoratori per dare uno scalpo all'Europa senza dare una soluzione vera al mercato del lavoro. Abolire l'IRA per piccole e medie imprese è una priorità. Non si può intervenire assolutamente sull'articolo 18, ma sulla tassazione. Ci aspettiamo, d'altro canto, che la minoranza del PD faccia la battaglia che si è promessa e trovare una convergenza, che non è certamente un'alleanza o un inciucio con il Partito Democratico, ma una convergenza su alcuni punti, possa essere un punto di incontro tra il Movimento 5 Stelle e una maggioranza trasversale in Parlamento.